Guardi, io ho una grande attenzione per il Movimento 5 Stelle per una ragione molto semplice, perché voglio interloquire con i milioni di cittadini italiani che hanno votato in quella direzione. Perché sono convinto che molta parte di quell'elettorato è un elettorato progressista che domanda pulizia, che domanda rinnovamento, che domanda anche un altro linguaggio nella vita politica, molta più semplicità. I 5 Stelle hanno preso voti per una ragione, perché hanno una grande ambiguità che gli consente di prendere i voti dei reazionari e i voti dei progressisti. Questa ambiguità deve essere sciolta. Io voglio parlare all'elettorato progressista dei 5 Stelle e voglio dire con grande franchezza che se quel voto era anche una critica pesante al PD, al mondo progressista, alla inconcludenza, al chiacchierificio, io questa critica la condivido. Credo che dobbiamo riconquistare il rispetto di chi si colloca su un fronte progressista. Poi c'è una parte che, come capita a Roma, sta riciclando tutti i reazionari, quelli che stavano con la giunta Alemanno, tutto quel personale politico. Le due cose non possono stare insieme. Perché se poi devi governare, il circo equestre non regge, bisogna fare scelte chiare. Allora, la premessa che ho io quando parlo dei 5 Stelle è questa: io parlo con grande interesse, con grande rispetto a quella parte di elettorato che vuole rinnovare l'Italia e vuole anche rompere il burocratismo, queste cose insopportabili. Non ho rispetto per il gruppo dirigente dei 5 Stelle, non perché non ci siano anche persone di qualità, persone per bene, poche a mia conoscenza, ma perché hanno messo in piedi quello che io chiamo un circo equestre. È qualcosa di demenziale che è destinato a non durare e spero che finisca presto senza produrre troppi danni. Ma c'è una sola persona ragionevole e di buonsenso che possa considerare tollerabile l'atteggiamento avuto dai dirigenti 5 Stelle con il sindaco Pizzarotti. Abbiamo un sindaco che è una persona garbata, educata, per bene, che da 7 mesi chiede di parlare. Formalmente il responsabile degli enti locali, quindi il suo primo interlocutore, era Luigino Di Maio, che per 7 mesi non ha voluto parlare. Ora, come lo qualificate un atteggiamento del genere, un comportamento del genere? Io penso che se uno si rifiuta di parlare con un sindaco di una città importante, in primo luogo è un cafone, in secondo luogo è un irresponsabile, se fa il dirigente politico. Dopodiché, siccome Pizzarotto è un uomo libero, ha squarciato il velo di ipocrisia e ha detto: cari signori, se pensate di rapportarvi a un uomo libero come se fosse il vostro maggiordomo, avete sbagliato indirizzo, e li ha mandati a quel paese, con molto più garbo e delicatezza di quanto avrei fatto io, per la verità, ma pure li ha mandati a quel paese. Se una signora come la Raggi, sindaco di Roma, si permette di fare aspettare nella sua stanza una persona sulla sedia a rotelle per un'ora, e poi non si presenta nemmeno, questa cosa voi come la definite? Cafoneria in primo luogo, ma poi anche mancanza di valori umani fondamentali. Ma veramente possiamo credere che questo sia il modo di essere di un movimento politico che addirittura si candida a governare l'Italia? Queste sono cose ridicole in qualunque paese del mondo. In qualunque paese del mondo. Chi decide in questo movimento? Ma davvero si può immaginare, da persone libere, di stare in un movimento nel quale si sveglia uno la mattina a Genova o a Milano, manda la fatwa, manda la condanna, la lista di proscrizione? Ma state scherzando, ma state scherzando. Allora io il massimo di critica da rivolgere a un gruppo dirigente che è, come dire, segnato da una totale ipocrisia e dalla negazione delle cose che diceva qualche anno fa. Il rinnovamento della politica, a Roma stanno riciclando tutti i ferri vecchi.
la trasparenza, tutto in streaming, quando devono decidere loro, ormai riunioni a porte chiuse, blindate, cioè il PD fa le riunioni della direzione in streaming, secondo me sbagliato, è la mia opinione, discussioni politiche si fanno anche in maniera riservata, ma tanto per esagerare, la direzione del PD è pubblica. Questi fanno riunioni del gruppo parlamentare e non sa niente nessuno. Si accapigliano, si picchiano. Ho visto che si sono picchiati. Beh, questo è un elemento di creatività politica che io apprezzo. Ecco, si sono picchiati. Tutto occulto. Questa doveva essere la trasparenza. Presupposto per la democrazia diretta. Un'altra imbecillità, ovviamente, ma si può immaginare che per ogni decisione che devi prendere facciamo la consultazione via web prima di decidere. Ma voglio seguirvi su questo piano. Quando avete deciso gli assessori di Roma, quale consultazione via web avete fatto e chi ha deciso? Poi ci ritroviamo risultati improbabili. La Muraro, Dio l'abbia in gloria, ho visto che l'ultimo assessore che hanno nominato. Tale Mazzillo, che dire di questo giovanotto? Ha detto lui stesso, io mi ritrovo qui perché non ci voleva venire nessuno. Beh, detta così, veramente una autoqualifica, no? Tu dici, presenta il curriculum. Perché ti proponi? Perché non c'è nessuno e quindi devo venire io a occupare la stanza. È, diciamo, anche fisicamente l'unico elemento davvero rimarcabile, rimarchevole, pregevole di questo soggetto. Scherziamo un po', diciamo, è la sua immagine estetica. L'ho visto, si è presentato, due orecchie, tipo pala eolica. Madonna mia. E fate anche scelte esteticamente meno improbabili. Comunque sì. Hanno scelto questo qui per affinità, diciamo, estetiche con la sindaca e si presenta lui stesso dicendo sto qui perché stringi stringi, non c'è nessuno. Ora questo dovrebbe essere il rinnovamento della politica. A giovane. Allora, io continuo, ripeto, a sfotterli perché mi sembrano improbabili. E a sfotterli pesantemente quando prendono in giro l'Italia e quando compiono atti di totale ipocrisia e di totale mancanza di rispetto umano. E poi ovviamente cerco di dialogare e di interloquire con un elettorato che rappresenta un problema per me, per chi vuole rinnovare la politica, le istituzioni e affermare criteri di rigore. Io sono assolutamente convinto che c'è una grande parte di elettorato 5 Stelle con cui possiamo e dobbiamo interloquire, perché tanti, l'ho verificato nella realtà, hanno votato a quella parte non per aderire a un programma, ma per esprimere il proprio disgusto per la politica tradizionale, per la classe dirigente tradizionale, compresa quella del PD. Questa è la verifica che ho fatto io. Allora, dobbiamo interloquire con questo mondo, cercare di recuperare energie positive, ricreare una speranza e fare chiarezza, operazioni verità. Non si può pensare di governare l'Italia senza dire con chiarezza che cosa si vuole fare sulla sicurezza, sulla pubblica amministrazione, sulla legge sugli appalti. Sul Mezzogiorno d'Italia, sulla sburocratizzazione, sui grandi servizi di civiltà, sull'Europa. Oh. E se vogliamo governare, non è che poi facciamo. Non è come vendere gassose popcorn allo Stadio San Paolo, ecco. Governare è una cosa impegnativa. Ho sentito, finiamo sui nostri amici 5 Stelle, ho sentito l'ultima dichiarazione del sindaco di Roma che ha detto in maniera così candida, è vero, abbiamo fatto degli errori,
Niente di me, degli errori, 3 mesi senza assessore. Comunque, abbiamo fatto degli errori, siamo qui per imparare. Vogliamo dire tutti quanti insieme che chi si candida a governare la capitale d'Italia non si candida per andare a fare il doposcuola, la scuola guida, ma avendo gli attributi e le capacità per risolvere i problemi. Siamo qui per imparare. E che si è a fare il doposcuola. Beh, allora, l'ultima che hanno fatto è un ricorso sul, questa è bella, merita una considerazione, sulla scheda del referendum. Dice che la scheda è troppo chiara. Cioè dice, ma come voi avete messo nei quesiti referendari, anziché mettere i riferimenti alle leggi che si cambiano, voi capite, a volte si facevano i referendum. E il quesito del referendum era una pagina, una lenzuolata che nessuno leggeva. Vuoi tu cambiare l'articolo di legge X, il comma Y, la virgola, il pelo, il sottopelo? Non si capiva niente. Per una volta si dice sulla scheda, tu vuoi cambiare il bicameralismo perfetto, vuoi ridurre il numero dei parlamentari, vuoi eliminare le province. Dice, oddio. E qui hanno fatto un quesito che si capisce pure. Allora hanno fatto ricorso in maniera tale da avere la solita lenzuolata per cui nessuno possa capire niente. Circa questo.